le strutture dei sintetizzatori e degli effetti che caratterizzano questo disco sono stati studiati man mano che i brani nascevano. Il procedimento dei sintetizzatori, quindi degli effetti, è qualcosa di maniacale. Nasce come riempimento e poi man mano va a strutturare i pezzi di UFO Mammut. Anche se poi dal vivo siamo solo in tre, il sintetizzatore è una parte fondamentale del nostro suono. I synth sono importantissimi, in questo disco ancora di più. I sintetizzatori e gli effetti definiscono veramente il suono degli UFO. Questo disco è stato registrato man mano che venivano create le composizioni, fatti dei premix in cui poi sono stati aggiunti anche sintetizzatori, provate le varie parti, studiati i pezzi. Da questo è nato poi il concetto che sta dietro al disco, l'idea che poi è stata raccolta nel titolo. E una volta trovata questa idea dietro al disco, si è ristrutturato l'intero registrato in fase di mix per creare quello che è la forma definitiva del disco. E anche questo è un procedimento circolare che si chiude. Nasce la struttura per andare poi a essere di nuovo scomposta e ricreata nel momento in cui nasce l'idea. Quando il disco è finito, quando la registrazione è finita, il mixaggio, tutto, diciamo, quando il disco è pronto per la stampa, per noi non è finita lì, perché bisogna provarlo in sala prove, per il live, bisogna essere pronti, soprattutto perché non avendo un tastierista dobbiamo preparare tutte le parti di synth da mettere nelle pedaliere MIDI e via dicendo.